Besançon, il protagonista di A Revoir di Usman, è malato di nevrosi. Una nevrosi la cui causa è proprio la solitudine del ritiro volontario dalla vita mondana di Parigi. Afflitto da allucinazioni sempre più frequenti, decide di tornare nel mondo banale e volgare da cui era fuggito. Il suo sogno di costruire un mondo alternativo a quello presente fallisce miseramente, perché anche la bellezza artistica non riesce a colmare il suo vuoto interiore. L'ideale di Dorian Gray, protagonista del romanzo di Oscar Wilde, è quello di sfuggire al decadimento fisico e preservare intatta la giovinezza, un ideale che ha un esito tragico. Proprio questo epilogo tragico segna l'impossibilità per l'uomo di condurre un'esistenza fondata sulla ricerca della perfezione estetica. Il desiderio di privilegiare la bellezza fisica sacrificando ogni principio etico e ogni valore morale è destinato a fallire. Infine Andrea Sperelli, il protagonista del Piacere di D'Annunzio. Egli mette in atto l'insegnamento paterno della menzogna e della finzione per conseguire il massimo piacere dalla vita. Tuttavia, non avendo la stessa forza di volontà del padre, finisce per mentire a se stesso, finge di essere quello che non è, crede di amare una donna ma in realtà è innamorato di un'altra. Arriva pertanto a una forma di alienazione, non si riconosce più, che lo porta alla stasi, all'impossibilità di agire, a non realizzare alcuno degli obiettivi ambiziosi che si è prefissato.